Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come state? Spero tutto bene. Nel video di oggi vedrete la ristrutturazione che ho fatto a questa casa che si trova a Oasis Springs. Si chiama Appartamento Sandtrap. E, diciamo che originariamente questa casa non mi piaceva molto per l'esterno, quindi appunto ho deciso di stravolgerla un po' e devo dire che il risultato finale comunque mi piace abbastanza, ecco. Ma dopo avervi fatto una breve introduzione a questo video, direi di parlare della mia assenza nel canale, perché comunque non pubblico video da qualche mese o comunque non faccio video parlati da un bel po'. Innanzitutto sono abbastanza impegnata con lo studio e mi porta via davvero tanto tempo, specialmente perché essendo tornata in presenza sono molto meno tempo in casa e quindi mi è più difficile appunto registrare. Non tanto registrare dei video in sé, perché comunque quello riesco bene o male la sera quando mi metto a giocare, riesco a registrare, ma il problema è che non ho il tempo di montarli, di fare il voice over e tutte queste cose qui, perché comunque sono cose che hanno bisogno di molto tempo, comunque di abbastanza tempo, e io in questo momento non ce l'ho. Quindi ho pensato che comunque appena appunto ho poco di tempo mi dedicherò proprio a montare i video, sperando appunto di riuscire, non dico ad essere costante perché come ho detto, è abbastanza difficile al momento, però almeno di farvi uscire, insomma, qualche video. Portate pazienza, mi dispiace tanto perché comunque è una cosa che mi piace davvero tanto fare, però devo dare precedenza ad altre cose in questo momento. Comunque, tornando alla casa, come potete vedere, è totalmente stravolta. Di questa casa non mi piaceva per niente l'esterno, quel tetto fatto a quadrati per me era veramente osceno, non mi è mai piaciuta questa casa, mai proprio, e quindi ho ben pensato di fare una ristrutturazione. Ho anche praticamente modificato tutto l'interno e c'è un bagno, una camera da letto e poi un salone e con appunto un tavolo da pranzo, un tavolino da pranzo, perché comunque non è una casa molto grande, e anche ovviamente la cucina. Nelle ristrutturazioni che ho fatto, ho cercato di mantenere più o meno lo stesso colore esterno dei rivestimenti esterni, in modo tale da appunto avere una continuità o comunque da non stravolgere proprio del tutto la costruzione, ma cercare appunto di fare una modifica per renderla tra virgolette migliore, anche se in questo caso appunto come ho detto prima è proprio del tutto stravolta. Come stile ho cercato di andare sullo stile mid-century, non so se ci sono riuscita, però devo dire che comunque il risultato mi piace abbastanza, ecco, mi piace i mobili che ho utilizzato e anche i colori perché comunque è una casa abbastanza colorata. Io di solito tendo a fare delle case molto grigie, sui toni del grigio, sul bianco, con pochissimi, veramente pochissimi colori, mentre qui ho deciso di strafare praticamente e di mettere anche una pavimentazione scura, un legno scuro. E io di solito appunto vado sempre sui colori chiari o comunque per la maggior parte, ecco. Però appunto nonostante ciò devo dire che il risultato mi piace abbastanza. Oltre alla ristrutturazione di questa casa io ne ho registrate anche altre. E io in realtà ho finito tutta la ristrutturazione di Oasis Springs e anche di Willow Creek, e, come appunto ho detto nei video precedenti, e sì, ancora devo farvi il tour, ma sempre appunto per problemi di tempo non sono riuscita a registrarlo, spero di farlo presto. E sono riuscita anche in parte a fare New Crest, in parte perché mi manca praticamente un ultimo. Gli ultimi 5 lotti più
più o meno, adesso non ricordo esattamente. E su Newcrest diciamo che ho registrato abbastanza video, perché si tratta quasi del tutto di costruire da zero, e quindi appunto ho pensato bene di registrare. Mentre per quanto riguarda Willow Creek e Osi Springs, non ho proprio registrato tutte le ristrutturazioni, perché comunque capisco bene che portare sempre gli stessi video, sempre di ristrutturazioni, è un po' noioso anche per chi guarda, ecco. A me piace tanto ristrutturare, quindi io non mi annoio, però insomma capisco che può essere noioso vedere sempre lo stesso tipo di video. Anche perché quando io faccio queste ristrutturazioni, io vado per scenario, quindi appunto sono partita da Willow Creek, ho completato tutta Willow Creek e sono passata a Oasis Springs. Una volta completata tutta Oasis Springs, sono passata a Newcrest. Quindi appunto non posso portarvi sempre gli stessi video, sempre nello stesso scenario, perché poi appunto risulta troppo noioso secondo me. Poi non so, quindi fatemi sapere nei commenti, insomma, che cosa ne pensate. Una cosa che mi piace tanto di questa casa è il fatto di aver utilizzato il colore giallo, perché secondo me il giallo non è comunque un colore che viene utilizzato così facilmente, o almeno io non riesco ad utilizzarlo così facilmente. Ed è sinceramente credo sia la prima volta che faccio una costruzione con dei mobili gialli, i divani gialli, ma anche tutta la cucina gialla, attenzione. Quindi mi piace appunto per l'utilizzo di questi colori, che però abbinati al resto della build non stonano appunto, perché comunque sì, per il pavimento ho utilizzato un colore un po' più scuro, per le pareti ho utilizzato un bianco e anche un pesca. Quindi diciamo che questo giallo non risulta troppo, troppo eccessivo, ecco. Quindi secondo me ci sta anche abbastanza bene. Ho utilizzato maggiormente i mobili di Nuove Stelle, perché alcuni dei mobili comunque sì, sono abbastanza, tra virgolette, in stile mid-century, così come lo staff del bowling. Anche lì ci sono tantissimi mobili di quello stile, anche se non mi ricordo se è proprio in questa ristrutturazione li ho utilizzati, ma comunque sì. Quindi se volete fare una costruzione o comunque una ristrutturazione mid-century, questi mobili sono perfetti. Ma anche la cucina, perché per la cucina ho utilizzato arredi da sogno. Infatti secondo me anche questa cucina è abbastanza mid-century, anche i colori sono abbastanza mid-century, secondo appunto secondo il mio parere. Per la camera da letto ho utilizzato il letto di vita ecologica, perché comunque, cioè, secondo me ci stava molto bene, solamente che nella camera da letto, invece di utilizzare i toni del giallo, ho utilizzato i toni dell'arancio, del rosso, e secondo me comunque nel complesso ci sta abbastanza bene, anche abbinato a questo giallino, ecco. Io adesso vi lascio al continuo del video, vi ricordo di seguirmi nei vari social, su Instagram, su Twitch, e anche se su Twitch non sono al momento molto costante, così come su YouTube, vi ricordo di commentare questo video, di mettere tanti like, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.
Thank you.